Consultorio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Camsa, paint your feet. Pregunta, stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon & Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. C'è un'azienda nel cuore dell'antica Locri e Pizzafiri che sa rendere unica la tua casa. Vetreria Serramenti Vincenzo Monteleone SRL, che ti offre una vastissima gamma di decorazioni su vetro, stampa digitale, stratificazione con tessuti e glitter, resine colorate, sabbiatura, incisione, fusione, rilegatura, cristalli madras, specchi sagomati in tutte le forme, vetro ceramico, arte sacra, esclusivisti Saint-Gobain Glass e Climalit Partners da oltre 40 anni. Trasformiamo pregiati cristalli grazie al marchio Design Partner. Porte interne, porte scorrevoli in acciaio e vetro temperato, box doccia su misura, in cristallo e PVC, esclusivisti di zona dei sistemi Ponzio, serramenti dalle prestazioni eccellenti, infissi in alluminio e legno alluminio, veneziane automatizzate in vetro camera, tapparelli antiscasso, la nuovissima zanzariera plissé a rete liscia, portoni blindati. Vetreria Serramenti Vincenzo Monteleone SRL, dal 1974 l'eccellenza del Made in Italy, gli artisti del vetro, gli artigiani del serramento.
Nuova edizione della rassegna stampa di Telemia, ben ritrovati a tutti, siamo in diretta, è mercoledì 6 dicembre, i quotidiani calabresi che ritroviamo nella nostra edicola digitale per quelli che sono i fatti del giorno, tutto importante, ad iniziare dalla sanità, scura Oliverio, match rinviato per utilizzare un termine prettamente sportivo per quanto riguarda soprattutto il commissariamento della sanità calabrese, ma ci sono anche i temi che riguardano la cronaca giudiziaria e soprattutto anche lo sport. Potrebbe dimettersi l'allenatore del Crotone, mister Nicola, affronteremo la questione all'interno nelle pagine regionali, ma sembra che la società sia pronta a respingere queste possibili dimissioni, tutto questo dopo l'ennesima sconfitta, quella maturata contro l'Udinese lunedì sera a Lezio Scida. Ma andiamo con ordine, prime pagine, iniziamo con Gazzetta del Sud che apre con questo titolo, vedete scuro Oliverio, match rinviato. La Lorenzin, sentite le richieste del governatore sulla fine del commissariamento, porterà il caso al Consiglio dei Ministri. A Palazzo Chigi sullo stato del comparto salute arriveranno valutazioni contrastanti. Andiamo avanti, ci occupiamo subito del taglio alto, il titolo sottotestata Reggio, una firma anti-ndrangheta, istituito in prefettura il registro di cittadinanza consapevole. In questa foto vedete il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari firma il registro. Ancora a fianco Melito Portosalvo, a Patrizia Crea la delega di vice sindaco, nuova vice sindaco dunque a Melito Portosalvo, la notizia poi all'interno nelle pagine della Tirrenica. Ci occupiamo della fotonotizia, Catanzaro, la Corte d'Appello accoglie il ricorso della Regione Calabria, la Fondazione Campanella dovrà pagare 8 milioni, vedete qui Germaneto, l'edificio che ospitava il polo oncologico Tommaso Campanella negli stessi locali del Policlinico Mater Domini. Proseguiamo, adesso ci occupiamo di scioglimento comuni, 32 sindaci in prefettura, vedete la notizia che domina di spalla, e ancora per i temi che riguardano la scuola, l'autonomia premia Taurianova e Cittanova, due centri della Piana. Polisten, ancora per rimanere nel territorio pianigiano, certificazioni inesistenti, sequestrato allevamento. A Siderno invece Bacinella in appello le richieste della procura, e questa è la notizia della cronaca giudiziaria. Champions League, è stata una serata quella di ieri sera, positiva per le italiane, Juventus e Roma volano agli ottavi di finale. Stasera tocca al Napoli di Sarri, serve l'impresa per la formazione partenopea. Dunque la Roma e la Juventus approdano agli ottavi di Champions League. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud e proseguiamo subito con il quotidiano che riserva questa apertura. Vedete il tema della sanità sempre a dominare in primo piano. Il caso Calabria passa al governo. Il faccia a faccia romano apre la trattativa. Spiragli per un cambio dell'ufficio del commissario. La ministra Lorenzin assicura a Oliverio che si farà portavoce delle sue rimostranze. E ancora nuova statale 106, per cambiare decisamente argomento, vedete la fotonotizia, qui il crollo sulla nuova statale 106 avvenuto qualche settimana fa. Errori progettuali, una perizia accusa Staldi, tra le cause dei crolli la decisione di realizzare un rilevato e non un viadotto. Prevenzione e pene più aspre per i piromani, ci occupiamo di questo virgolettato, il comandante generale dei carabinieri del 7 al confronto sulla gestione dei territori dopo i roghi. E ancora Reggio, una firma per dire no all'andrangheta, istituito il registro di cittadinanza consapevole, lo dicevamo già prima, notizie che domina oggi in tutti i quotidiani. Su comune e mafia, incontro tra prefetto e 51 sindaci della Locride. Come ogni mercoledì spazio al diario della memoria all'interno del quotidiano del Sud, Roberto Ozia in questa foto, il brigadiere ucciso nel 1987 in un uliveto. Andiamo subito al taglio basso, commissione d'accesso al comune, messi neri su bianco tutti i motivi per cui si ritiene necessario il provvedimento. La federazione cittadina del Partito Comunista Italiano ne chiede l'invio ormai incomprastinabile, si legge dunque in questo servizio per quanto riguarda il taglio basso. E poi la curiosità, a Clusia la guerra di secessione si studia su fumetti di Tex, l'idea originale di un professore di scuola secondaria. A Crotone, cara Sant'Anna, revocato il certificato antimafia, due ditte e al primo bando post John 17 domande. Era questa l'ultima notizia che riguardava il quotidiano, l'edizione di Reggio Calabria.
proseguiamo, chiudiamo questo giro di notizie per quanto riguarda naturalmente i fatti più importanti del giorno, che analizzeremo tra poco attraverso il nostro portale www.telemia.it. In questa foto appare il sindaco della città di Benestare, Rosario Rocca, depurazione, Rosario Rocca assolto per non aver commesso il fatto, è la notizia che domina in apertura. E poi i temi della sanità, vedete Oliverio ribadito a ministro, necessità, fine gestione commissariale. Locri, legge salva suicidi, uscire dalla morsa dei debiti si può. E poi l'assemblea dei sindaci locride, alcuni sindaci dal prefetto per parlare del tema del scioglimento. Oggi ricordiamo che una delegazione guidata dal sindaco della città di Locri, Giovanni Calabrese, e dal ministro Lorenzin per l'ospedale, dunque si parlerà anche di questo. In bacheca abbiamo detto i temi della depurazione con Rosario Rocca assolto per non aver commesso il fatto, e poi sanità, Oliverio ribadito al ministro, necessità, fine gestione commissariale. La Gioia Tauro, Aruzzolo del nuovo centrodestra, mantenere alta attenzione su ZES, dice Aruzzo del nuovo centrodestra. E poi ancora Reggio Calabria, Bova, garantire legalità in attività amministrativa, vedete in questa foto Arturo Bova. Vediamo le altre notizie, conto alla rovescia per il lancio della piattaforma multimediale del progetto Spirulina for Africa, e ancora Massimo e la scelta di ricominciare a vivere in carcere. E poi clamoroso a Crotone, Nicola pronto a dimettersi, lo dicevamo proprio in apertura, la terza sconfitta consecutiva dei pitagorici sta portando un inatteso sconquasso in casa a Crotone, l'allenatore Davide Nicola sarebbe in procinto di formalizzare le proprie dimissioni che la società sembra comunque pronta a respingere. Lasciamo anche il nostro portale www.telemia.it, sono veramente tanti i temi della giornata per quanto riguarda i quotidiani calabresi e soprattutto anche all'interno, dove troveremo tante notizie della Locride, ne abbiamo anticipato già parecchi in apertura. Vi ricordiamo che questa intanto è la nostra prima pagina di informazione che stabilmente ogni mattina vi offre Telemia con quelli che sono i fatti più importanti del giorno, con le notizie che riportano i quotidiani calabresi. Come al solito Gazzetta del Sud, pronti per andare subito nelle pagine regionali, le pagine Calabria, per parlare dei temi della sanità e soprattutto questo incontro tra il governatore calabrese Mario Oliverio e soprattutto la Lorenzin. Vediamo com'è andata, vediamo subito il titolo che riserva Gazzetta del Sud. Gestione della sanità, per ora resta il commissario. E questo naturalmente la notizia. Beatrice Lorenzin trasmetterà al Consiglio dei Ministri la richiesta di Oliverio, che punta a ottenere il controllo del comparto salute. Nel dossier di Scura, lei accusa il governatore sul fondo sociale e le premialità attribuite ai manager. Vedete qui il governatore Mario Oliverio e il commissario Massimo Scura aspettano la decisione da parte del governo Gentiloni. A ricevere Scura è stato comunque il capo gabinetto della ministra Giuseppe Chinè. Continuiamo, vedete ospedali rose in questa nota di spalla, e poi le altre notizie nella pagina di apertura. Calabria, la Fondazione Campanella deve 8 milioni alla regione, ribaltata dalla Corte d'Appello la sentenza di primo grado. Entriamo dentro la notizia, la somma restituita potrà servire a dare una mano all'assistenza. Intanto vedete qui la protesta, un sit-in dei lavoratori della Fondazione nel 2014. Federenergia, Paturzo segretario, il congresso della CISL Calabria, la presenza dei vertici nazionali, al centro dei lavori le grandi questioni che investono il settore. Vedete qui Francesco Cavallaro, il segretario nazionale della CISL. E poi Nicolò, i temi della politica sempre importanti, da Romeo modi irriguardosi, l'esponente azzurro critica il consigliere del Partito Democratico che si è scagliato contro la Santelli. Forza Italia si dichiara già pronta a governare il paese e la regione. Il capogruppo del PD dunque in consiglio regionale, Sebi Romeo, insorge in modo irriguardoso contro la coordinatrice regionale di Forza Italia e parlamentare Ioli Santelli, che ha descritto l'irresponsabile comportamento istituzionale tenuto in questa legislatura. Dunque Alessandro Nicolò risponde così all'esponente del PD. E noi proseguiamo perché andiamo direttamente a pagina 19, apriamo una nuova finestra per quanto riguarda le notizie di oggi. Il racket batte cassa su Vibbo, proiettili a due imprenditori, a distanza di poche ore recapitate buste contenenti pallottole dello stesso calibro. Nel mirino un'azienda attiva nella distribuzione di prodotti per alberghi e un'altra operativa nel settore delle costruzioni. Vincenzo Mirabello della MC Food per noi dice l'ennesima amara sorpresa, ma non ci
spieghiamo, afferma dunque Vincenzo Mirabello, che appare tra l'altro in questa foto. Andiamo avanti, rende il generale Tullio del 7, il 98% dice degli incendi è doloso, notizie che abbiamo anticipato in apertura. Relazione del comandante generale dell'arma all'Unical, l'alto ufficiale rivela i retroscena dell'estate calda, grande impegno dei carabinieri in costante difesa del patrimonio naturalistico, e poi riciclaggio nella piana di Gioia Tauro, in 32 davanti al tribunale di Palme, la cronaca giudiziaria adesso a dominare, al via il processo Profondo Nero. L'operazione ha svelato un imponente sistema ramificato, dall'area pianigiana alla Svizzera, passando per l'Estonia, l'Olanda. Ancora vedete qui la sede del tribunale di Palme. Ad Isola Capo Rizzuto, 5 colpi di pistola contro una tabaccheria, la cronaca, la gravissima intimidazione nel centro di Isola Capo Rizzuto. La cittadina crotonese è diventata teatro di un'escalation criminale. Le istituzioni e i cittadini chiedono più controlli in una zona che conta oltre 18.000 abitanti. E noi andiamo avanti e ci occupiamo delle altre notizie spostandoci direttamente a pagina 21. Lavori sulla strada provinciale 73, ci sono i fondi, la proposta del sindaco di Soriano. Per rimediare ai pericoli Francesco Bartoni illustra alcune soluzioni. Cocca Petrosa, tutto archiviato, dopo 8 anni annullato il procedimento penale a carico di Andrea Niglia, si è dissolto in una balla di sapone, in una bolla di sapone, scusate, il sequestro dell'area di Briatico frazionata in 15 lotti. Nel marzo del 2009 i sigilli apposti su una zona di 21.000 metri quadrati, vediamo proprio la zona, marzo 2009, le operazioni di sequestro in località Cocca Petrosa di Briatico, area di 21.000 metri quadrati, che era stata frazionata in 15 lotti. In questa pagina non ci sono altre notizie importanti, per cui possiamo tranquillamente andare direttamente alla cronaca di Reggio, strade colabrodo, ma le gare restano al palo. È passato un anno da quando è stato presentato il piano viario da 50 milioni, i lavori però non sono stati ancora avviati. Fioccano intanto i ricorsi per le buche e nel solo 2017 ben 250 le cause pendenti contro il comune. Vedete descrizione del intervento e qui vedete vera emergenza, possiamo tranquillamente dire, una delle tante buche stradali presenti in città e gli interventi tampone che sta mettendo in campo il comune di Reggio Calabria guidato dal sindaco Falco Matà. Lasciamo anche la cronaca di Reggio perché andiamo subito ad occuparci di quelli che sono i temi della Tirrenica, ci occupiamo soprattutto di Piana, poi i temi della Ionica con le notizie del nostro comprensorio. Vediamo. Taurianova ritrova l'autonomia, fatto tecnico, vedete questa notizia di pagina 31, le reazioni al voto del Consiglio metropolitano su dimensionamento scolastico. Nessun accorpamento per il liceo Gerace di Cittanova, dopo le polemiche Cosentino intanto ringrazia il PD. Il primo cittadino Scionti ha sostenuto un duello verbale con il collega di Oppido Giannetta. E ancora Noi e Giffone vanno con 5 frondi, le due scuole hanno già una reggenza, il comprensivo torna ad avere la direzione dopo 5 anni. Vediamo la notizia da Seminara, altro centro della Piana, la politica, l'arte, la ceramica e l'olio conquistano Federica Dieni, la deputata del Movimento 5 Stelle, in visita a Seminara nella giornata di ieri. Incontro anche con il sindaco Giovanni Piccolo sulla difficoltà di amministrare. Vedete Domenico Scordo in questa foto e la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni in visita a Seminara. Seminara che ha incantato dunque l'onorevole pentastellato Federica Dieni, protagonista dunque di una visita tra storia, cultura e artigianato nella città pianigiana. Forse un nuovo regolamento sul nodo impianti sportivi, ci spostiamo a Palmi dopo la discussione in consiglio comunale. Attualmente tutte le concessioni sono gratuite. Ranuccio, che è il sindaco di Palmi, pensa a un canone o alla gestione diretta. Intanto vedete qui il campo di rugby di San Giorgio concesso alle 3 società richiedenti. Palmi, avvelenati 2 cani randagi e poi le chiamano bestie. L'amarezza dei volontari di Palmi dopo la terribile scoperta. Vedete Monte Sant'Elia, i 2 randagi trovati morti dai volontari. A uno degli animali erano state legate le zampe con lo spago.
veramente bruttissimo questo gesto. E noi ci andiamo ad occupare adesso di pagina 33, ancora piana, Fossomastro invaso dai rifiuti. Se questa non è emergenza, una bomba ambientale a pochi passi da scuola e palazzetto a Gioia Tauro. Occorre ripensare il porta a porta, ma il ritorno ai cassonetti è una sconfitta. Vedete Fossomastro, una discarica abusiva di rifiuti sul ciglio della strada, si presenta così purtroppo Gioia Tauro in alcune zone nevralgiche della città. Alcune notizie in brevi: la prima arriva da Palmi, convalidato l'arresto di Rossella Congiusta; a Varapodi invece detenzione, fucile, assolti i princi; e ancora Candidoni, altro centro pianigiano, stasera si rinnova la zeppolata aspettando il Natale. Continuiamo con Gioia Tauro: il premio Kairos a Jonas Carpignano, il suo film a Ciambra, candidato a rappresentare l'Italia ai premi Oscar. E ancora vedete la notizia che arriva da Polistena: sotto sequestro un allevamento, inquinamento, lavoro nero e mancanza di certificazioni sanitarie. Andiamo ad occuparci di Palmi: omicidio Franzè alla sbarra i due Matalone. Iniziato a Palmi il processo per l'uccisione del 64enne di Galatro. La famiglia della vittima ha chiesto di potersi costituire parte civile. Franzè sarebbe stato ammazzato per dissidi economici legati a una relazione con la madre dei due. Vedete qui Michele Franzè, assassinato il 9 gennaio del 2014 a Galatro, nella piana di Gioia Tauro. Altre due notizie nel taglio basso: la prima arriva da Rosarno, turnazione dei vigili urbani ripristinata fino a febbraio; a San Ferdinando e Sattoria sarà Soget Spa a gestire subito il servizio. I temi della Ionica adesso: iniziamo da Melito Porto Salvo, la vita dei cittadini appesa a un filo. Condofuri, la scena fantoziana del mezzo delle pompe funebre sul luogo di un incidente. Una sola ambulanza per tutto il comprensorio, purtroppo c'è poco da ridere. La cruda verità: è impossibile assicurare soccorso a due persone nello stesso momento. Vedete qui soccorso a metà delle due ambulanze giunte sul luogo dell'incidente, una sola era attrezzata al soccorso. E ancora Melito, la Crea vice sindaca sostituisce Marciano, l'uscente mantiene per adesso le sue deleghe assessorili. E ancora nella pagina che riguarda la Ionica, libri gratis agli alunni delle medie, il comune fissa i criteri economici, tutto questo a Montebello Ionico. Non ci sono altre notizie importanti tranne questa che arriva da Palizzi: farsi aiutare a raccogliere olive e caporalato, e questo è il punto di domanda, una clamorosa bufala che da settimane circola in paese a Palizzi. E c'è anche chi crede che per usare una motosega si debba seguire un corso. Continuiamo i temi della Ionica, ma con le notizie del comprensorio: ospedale di Locri nelle mani della ministra, lo dicevamo in apertura. Emergenza sanità: il primo cittadino di Locri annuncia che chiederanno un'ispezione per la verifica di tutte le disfunzioni. Una delegazione di sindaci sarà ricevuta intanto oggi a Roma dalla Lorenzin. Giovanni Calabresi, il sindaco di Locri, afferma: è l'ultima speranza. Vedete assemblea dei sindaci, qui il sindaco della città di Roccella Certomà, Pietro Fuda, e ancora altri sindaci tra cui Rocca e Candi. E qui invece la radiologia di Locri vive un momento difficile, come del resto tutto l'ospedale Spock locrese. Non esiste nessuna proposta seria che faccia sperare di vedere interrotta questa quotidiana agonia che vive il comprensorio e soprattutto l'ospedale. Depuratore consortile di Bianco, assoluzioni per 11 imputati. Il GIP non ha ravvisato il reato di inquinamento ambientale. Rinvio di atti in procura solo per la gestione di rifiuti non autorizzata. Erano alla sbarra sindaci, commissari e funzionari anche di Bovalino, Benestare e Casignana. Droga, due condannati, Caraffa del Bianco, Claudio Gioffre e Luca Brancatisano, erano stati sorpresi a bordo di un bus con 3 kg di marijuana. A Gioiosa Ionica, invito alla donazione del sangue, incontro degli studenti con AIL e Avis. E ancora città di Siderno, i premiati Fabio Stassi e il vincitore della sezione narrativa. Teresa Cricelli è invece prima nella saggistica
consegna sabato alle 18. Ed è Fabio Stassi, premio narrativa per lui. Continuiamo con Gazzetta, le ultime news che arrivano ancora dalla Locride. Vediamo il taglio alto. Felici D'Amatti si presenta alla Boldrini, la pagina è la numero 36. Rocella Ionica, la cooperativa, martedì prossimo a Roma sarà ricevuta dalla Presidente della Camera, insieme con altre realtà virtuose descritte nel libro curato da Lega Ambiente. Vedete Maria Nesci al centro, premiata da Lega Ambiente. A Caulogna un corso per formare guardie ecozoofile, vedete, a cura di Fare Ambiente. 15 volontari saranno destinati alla prevenzione dei reati. Qui anche il sindaco della città, Katy Belcastro, insieme a Giuseppe Panetta e Fabio Bartolotta. Processo Bacinella, siamo alla cronaca giudiziaria. In appello il PG chiede 46 anni di carcere. La presunta associazione dedita un giro di prestiti a usura, rischia un aumento di pena. Santo Rumbo, conferme per gli altri. In primo grado, con rito abbreviato, sono stati condannati 10 imputati. Marina di Gioiosa, circolo formato, cancellata un'altra condanna. La Cassazione ha rinviato al 14 marzo l'udienza principale, annullata senza rinvio la sentenza a carico di Rocco Totino. Nuovo capitolo dunque del processo circolo formato. Ieri la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rinviato al 14 marzo la prima udienza del filone in abbreviato, che è ritornato dalla Cassazione per un nuovo giudizio nei confronti di 10 imputati, uno dei quali nel frattempo deceduto, sulla dibattuta esistenza di un clan Mazzaferro, nonché per alcuni in riferimento alle contestate aggravanti mafiose. Il processo d'appello bis è tornato dall'annullamento disposto dalla Cassazione nell'aprile del 2016 in accoglimento delle tesi sostenute fra gli altri dagli avvocati Nocera, Misaggi, Fonte e Taddei. Verso il capitolo finale, dunque, il processo sulle infiltrazioni nelle elezioni amministrative. Alcune notizie in brevi. La prima arriva da Brancaleone, incontro sui valori della famiglia, e invece a Sederno racconta alimentare del Movimento Volo. Questa è l'iniziativa del Movimento Politico Volo, che ha organizzato un'apprezzata raccolta alimentare presso il centro commerciale sidernese La Gru. Dovrebbe essere questa l'ultima notizia. Infatti, previsioni meteo che dicono tutto stabile, anche oggi cielo sereno. Lasciamo Gazzetta del Sud, che era anche la nostra prima testata calabrese che abbiamo analizzato con tutti quelli che erano i fatti più importanti del giorno. Altre notizie importanti siamo pronti ad analizzarle e ad approfondirle attraverso il quotidiano, che tra poco ci porterà direttamente alle pagine della Locride, attesissime come sempre in ogni edizione della nostra rassegna stampa. Ci occupiamo della statale 106, vediamo nuova statale 106, la perizia che accusa Astaldi, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Tra le cause dei crolli, la decisione di non realizzare il viadotto previsto, ma uno rilevato. Da Roma, dove è in corso una causa, spunta un CTU che parla di errori progettuali. E poi l'elaborato, un approfondimento, le modifiche al progetto esecutivo restano l'aspetto più controverso, vedete, interventi sul nuovo tracciato della statale 106. E poi svincolo 6, già a giugno Chiappetta parlava di sbagli. Proseguiamo, altre notizie, questa volta la sanità a dominare, pagina numero 7, entriamo dentro la notizia a firma di Massimo Clausi, dalla protesta alla trattativa. Non ci sono le condizioni tecniche per uscire dal piano di rientro, spiragli per un cambio dell'ufficio del commissario. La Lorenzin assicura ad Oliverio che interesserà il governo delle sue rimostranze. Vedete qui intanto il ministro della salute Beatrice Lorenzin insieme al premier Gentiloni, ultimi mesi di lavoro ormai per questo governo in attesa naturalmente del voto di primavera. Analisi, gli incroci pericolosi con le future politiche, l'accordo fra PD e AP invita alla prudenza, ed è Mario Oliverio e Franco Pacenza. E poi l'avvertenza, la campanella dovrà restituire 8 milioni, la Corte d'Appello Civile ha accolto il ricorso della Regione. Originariamente la Fondazione aveva reclamato il pagamento di una cifra pari a 174 milioni di euro. Andiamo avanti, il diario della memoria, lo dicevamo già prima, ogni mercoledì arrivava con la moto e portava il sorriso. Il vice brigadiere dei Carabinieri Rosario Iozia, ucciso il 10 aprile dell'87 in un oliveto tra Cittanova e Polistena, vedete ossia in questa foto. E poi ancora, per quanto riguarda le pagine Calabria, ci occupiamo
subito dell'apertura, una firma per metterci la faccia. In prefettura è stato istituito il registro di cittadinanza, consapevole diventa realtà l'iniziativa di Cusumano Lombardo. Le scelte devono essere nette. Qui vedete il prefetto di Bari, l'aggiunto Lombardo firmano nel registro, e qui Giovanna Cusumano e Giuseppe Lombardo sul palco con gli alunni. Ancora Reggio Calabria, Partito Comunista Italiano, commissione d'accesso e poi scioglimenti. Di Bari fa da mediatore con il ministro. Revisione della legge, il prefetto di Reggio Calabria incontra 51 sindaci, vedete i sindaci al tavolo della prefettura di Reggio Calabria. Gli amministratori avevano scritto a Minniti, confronto anche sulle criticità dei territori. Andiamo avanti, ci occupiamo di Unical, prima delle notizie locali, del set maggiore prevenzione e inasprire le pene per i piromani, confronto sulla gestione del territorio dopo i roghi. Vedete Aula Magna, gremita ieri arrende per questa iniziativa, pianificato l'acquisto di nuovi elicotteri nel 2018. E poi critiche al governatore calabrese Mario Oliverio, Volantini, Lipu nell'Aula Magna, stop alla stagione venatoria. E poi lavoro senza stipendio e senza futuro occupazionale. Cresce il malcontento tra i precari degli enti calabresi. SOS al governatore. Vedete qui Mario Oliverio, tirocinanti degli enti calabresi senza stipendio e senza futuro. Cresce il malcontento, è sempre più dura fronteggiare le spese quotidiane. È un miracolo per tanti arrivare dignitosamente a fine mese. E a finire ancora una volta sotto nel mirino e il governatore calabrese Mario Oliverio. Dunque noi lasciamo le pagine che riguardano le pagine Calabria con la notizia dalla scuola, frase classista scatena la protesta. Vedete in piazza la rabbia dei ragazzi del Barlacchi, ma la dirigente nega. Gli studenti, nel sottotitolo si legge, contro la preside dice che non abbiamo valori perché figli di operai. Vedete la protesta degli studenti dell'Ipsia Barlacchi. Barlacchi ieri, e poi riassumati slogan degli anni 70 durante un corteo. Ancora la curiosità, a Crosia la guerra di secessione si studia sui fumetti di Tex, vedete i fumetti visionati dai ragazzi. Non ci sono altre notizie importanti, subito le pagine che riguardano la Locride, due pagine quest'oggi, andiamo subito a dare un'occhiata all'apertura, vallata dello Stilaro, Bivongi, centro storico a rischio sismico, la protezione civile ha rilevato un elevato grado di vulnerabilità, emerge da una relazione firmata da Carlo Tanzi dopo un sopralluogo, ed è qui il centro storico di Bivongi. Invece a bianco l'Associazione Nazionale Azione Sociale e il Comune a sostegno dei più indigenti, giornata straordinaria di distribuzione di derrate alimentari. Di spalla notizia arriva da Caologna, al via il corso di guardie zoofile, lo dicevamo già prima, e poi Siderno, calpestati i diritti dei lavoratori, vedete questo virgolettato? La denuncia del segretario generale provinciale del sindacato Will Temp. Piano fabbisogno personale, Princi, mancata attenzione nei confronti degli ex LSU e delle più, violate le regole di relazioni sindacali. Vedete Stefano Princi in questa foto. Ancora a proposito di Locride, pagina 21, ci spostiamo a Roccella, la patrona della Marina Militare, solenne cerimonia presso l'ufficio circondariale marittimo sul lungomare di Locri, una targa commemorativa del maresciallo Paolo Fazzolari. Di due momenti della cerimonia di celebrazione di Santa Barbara, la patrona della Marina Militare, tutto questo si è svolto a Locri con la presenza, vedete, anche di alcuni sindaci, tra cui il sindaco di Roccella Ionica. Certo, ma Caologna ancora, concerto di Fabio Macagnino e mercatini natalizi, perché entrano nel vivo le iniziative per il Natale 2017 presentate dall'amministrazione comunale. Gioiosa Ionica, idee in movimento, cresce l'interesse attorno al nuovo movimento politico, un gruppo di giovani invita alla partecipazione. Ricordiamo che Gioiosa rinnoverà il consiglio comunale la prossima primavera, ci sono già i primi movimenti, Salvatore Fuda comunque, e sicuramente
veramente candidato per tentare il bis. Numerose figure dunque della società civile si sono avvicinate al neopartito gioiosano, invogliate dalla prerogativa del gruppo di non rifarsi ad alcun esponente o partito della vecchia politica locale. Idee in movimento, e questo il nome, e sono diversi gli spunti raccolti finora attraverso le dichiarazioni dei simpatizzanti, che sono, ricordiamo, Luigi Greco, Giuseppe Lì, Domenico Saverino, Cristoforo De Martino e Rosaria Rossi. Piacciono perché la loro ventata di novità è a misura di cittadino. Sono tante le figure nuove dunque in questo nuovo movimento che si chiama Idee in Movimento a Gioiosa. Locri, corso di impegno sociopolitico, il Vescovo ha presentato il programma del biennio, vedete la presentazione del corso. E poi Monasterace, Chiesa e Fede, novità in oratorio per i Cresimandi, era l'ultima notizia che riguardava la Locride. Ci occupiamo subito di Piana, siamo nel rush finale della nostra rassegna stampa. Questa è solo la prima battaglia, avete questo virgolettato, si parla di scuola. Qui appare il sindaco di Oppido Mamertina, Domenico Giannetta. La presidenza del Gemelli Careri torna a Taurianova e subito polemica. Il sindaco di Oppido, Scippati, dice di un diritto, pronta una mozione di modifica. A Cittanova l'amministrazione esulta, salvate tre autonomie, soddisfatto anche il Partito Democratico locale. Cinque fronti, Maropati accorpata a San Giorgio Morgeto De Marzo, si dimetta chi lo ha proposto. Silvestro, valuteremo se l'idea è controproducente per noi. Vedete il sindaco di Anoia, Alessandro De Marzo. Anoia e Giffone assorbite della scala di cinque fronti. Si parla di accorpamenti naturalmente delle scuole. Poi la cronaca in primo piano, Polistena, acque reflue senza filtri nel fiume, controlli in queste ultime ore in 5 comuni del territorio, diverse intanto le sanzioni. Sequestrato un allevamento di ovini, azienda con operai in nero e senza HCCP. Vedete un tombino in cui confluivano le acque reflue non filtrate. Combertazione, ci occupiamo di cronaca giudiziaria, di spalla gravi indizi di colpevolezza esclusi per Leva. E poi la sentenza, vara podio, reati in materia di armi, assolti Princi e i suoi due figli, il dispositivo del Tribunale di Palmi. Feroleto della Chiesa alle 17, il mais di San Nicola tra antiche tradizioni e momenti conviviali, evento in piazza De Gasperi. E poi Palmi, l'ignobile mattanza dei cani randaggi di Sant'Elia, i volontari che li accudivano hanno trovato gli animali morti per avvelenamento. Non ci sono altre notizie importanti, abbiamo completato. Direttamente a chiudere con lo sport, lo dicevamo, Juventus e Roma volano agli ottavi di Champions, superati dunque questi due impegni ieri sera per le due italiane, adesso gli ottavi di finale. Crotone, Nicola vicino all'addio, lo dicevamo, oggi la società valuterà, ma i margini sono pochi. Pronto comunque Drago, che in passato ha già lavorato a Crotone in maniera anche positiva. Il tecnico si è dimesso, ingerenze e mancato rispetto dei ruoli, la probabile causa. Vedete qui Davide Nicola, molto perplesso in questa foto. Crotone che arriva da una pesante sconfitta casalinga contro l'Udinese. Le altre calabresi, vediamo, Regina, è il momento di ripartire. Anche la Regina sta vivendo un momento difficile, sconfitta addirittura dall'ultima della classe domenica contro la Sicula Leonzio del neotecnico ed ex Amaranto Diana. Bisogna vincere. Tornano intanto De Francesco e Bianchimano, martedì appuntamento col premio Granillo. Catanzaro, c'è la pausa prima del rush finale, in mezzo Monegate, vedete qui l'attaccante Saveriano Infantino, uno dei migliori nell'ultima sfida. E ancora Eccellenza, Castrovilla rislitta ad oggi l'arrivo di mister Ferraro. Ricordiamo che Ferraro ha allenato anche Roccella e Locri, dovrebbe essere lui il nuovo allenatore del Castrovillari. Eccellenza, Lacri sfida il Crotone con tre volti nuovi, si muove il mercato intanto. E poi Coppa Italia dilettanti, ci occupiamo del Locri, vediamo stasera niente scherzi, Piero Martelli, guai a pensare che ormai sia fatta. Alle 18.30 al Comunale di Locri si gioca il ritorno della semifinale a distanza di 22 anni dall'ultima volta. Ed
vedete qui il preparatore Piero Martelli con il giovane portiere dell'Locri Galluzzo. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava lo sport. Abbiamo dedicato la pagina finale dunque allo sport attraverso il Quotidiano del Sud. Non vediamo aggiornamenti sul nostro portale, per cui possiamo tranquillamente completare la nostra rassegna stampa di questo mercoledì 6 dicembre. Grazie perché avete anche oggi preferito i nostri quotidiani attraverso la nostra edicola digitale. Ci ritroveremo domani alle 13.30, non perdetevi la nostra prima edizione del TG con tutti gli altri fatti del giorno e tutti i nostri servizi. A tutti voi un grazie per il gentilissimo ascolto e per l'attenzione che ci avete prestato. Buona giornata a tutti. Alla Hair Cosmetic, scuola per acconciatori autorizzata dalla provincia di Reggio Calabria, sono aperte le iscrizioni per gli anni 2017-2020. Per info chiamate al numero 333-3794-577 oppure rivolgetevi in via Marconi, numero 26, al secondo piano, all'Ocri. Hair Cosmetic, un lavoro garantito. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria.
Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, balloon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.